portal point di turista a Palermo, il primo point di informazione turistico privato della città. Oggi siamo qui anche per presentare la prima mappa artistico-monumentale di Palermo, realizzata dal nostro artista Francesco Collura, che fra poco ci descriverà meglio la città in tutte le sue zone. Ma la cosa importante è dirvi che Turista Palermo è anche oggi pronto a offrire alla città e ai nostri turisti un servizio importante di informazione. Quello che fino ad oggi mancava, Turista Palermo continua a dare. La prima mappa artistico-monumentale della città è un qualcosa di molto innovativo, perché il turista ha la possibilità di camminare, col formato cartaceo ovviamente, per strade, per le vie del centro storico di Palermo, con una mappa dove all'interno ci saranno posti collocati 65 fra i siti più importanti di Palermo. Francesco ora ce ne parlerà un po'. Sono onorato di aver partecipato alla realizzazione di questa mappa che nasce intanto come quadro, quindi il protagonista assoluto è il colore. Ho voluto dare una mia personale visione della città di Palermo, facilitando così il percorso del turista all'interno della città, partendo dal salotto di Palermo rappresentato dai quattro canti, fino ad arrivare a Porta Felice, Porta Nuova. Ci sono i principali mercati come il mercato del Capo, la Bucceria e Ballarò. Non ho voluto togliere spazio anche al percorso arabo-normanno, rappresentando Cefalù fino ad arrivare a Monreale, i principali borgate marinare come Isola delle Femmine e Mondello. Una mappa insomma completa, come diceva Francesco, una mappa importante, completa, molto chiara, quindi vi aspetto per poterla consultare dal vivo qui nel nostro point, in via Terra Santa al civico 61, o a breve in distribuzione in formato cartaceo presso tutti i migliori alberghi e B&B della città. Quindi a presto e continuateci a seguire con Turista Palermo. Grazie ancora.